A Siena basta un punto agli azzurrini per accedere alla fase finale del campionato europeo. Contro l'Ucraina la prima occasione arriva al 12esimo, spizzata di mano su corner, si avventa in scivolata Chiarodia, ma Fedzuk mura il tiro dell'azzurro a botta sicura. Pericolosa l'Ucraina, minuto numero 18, percussione centrale di Gusia, sinistro fuori non di molto. Al 28esimo arriva il vantaggio dell'Italia, grande lavoro in aria di Bolzan che protegge palle di tacco, premia l'inserimento di Vacca, tiro che non lascia scampo a Fedzuk che sblocca il match a favore della squadra di Corradi. 8 minuti più tardi ancora Italia avanti, sponda per Onofrietti e tiro di prima intenzione, risposta in tuffo del portiere ucraino che devia in angolo. L'Ucraina si sbilancia alla ricerca del pari ma si scopre, fallo da ultimo uomo di Janovic e rosso diretto. Sulla punizione seguente, esecuzione perfetta di Di Maggio che supera Fedzuk e aumenta il vantaggio degli azzurri. Prima rete per il centrocampista dell'Inter nell'Elite Round. 2 minuti più tardi, calcio di rigore per l'Ucraina, punito il fallo di Bruno in aria ma dal dischetto Kremchanin colpisce il palo e poi ribatte in rete, gol annullato a termini di regolamento. Spazi aperti e Italia che cala il tris al minuto numero 75, cross di Di Maggio, inserimento perfetto di Capitan Lipani che chiude il match. Al terzo minuto di recupero arriva il gol della bandiera per l'Ucraina, su calcio d'angolo svetta più in alto di tutti Balaba che anticipa i difensori azzurri e pone fine all'imbattibilità di Magro. Non cambia però l'esito del match, terza vittoria consecutiva per l'Under 17, successo che permette agli azzurrini di staccare il passo per il campionato europeo di categoria che si disputerà in Israele dal prossimo 16 maggio al 1 giugno.